Ecco, ci siamo, eh? Adesso prendo il mio strumento, lo faccio vedere, eccolo il mio strumento e comincio questa canzone. Ah, sentite, c'è anche amplificato. Prenditi cura di te, di Gilberto Gattucci, che non avendo niente da fare, stando chiusi in casa, scrivo, canto, ogni tanto mi metto a cantare, a suonare. Tanto penso di non dar fastidio ai miei vicini di casa, tanto a quest'ora non si dorme. Prenditi cura di te. Prenditi cura di te. Riguardati. Difenditi. Proteggiti, un qualcosa di nuovo è venuto qui. Noi non l'abbiamo cercato. All'improvviso. Inferno qui, tristezza, desolazione, male, persino la morte. Io resto a casa, tu fai lo stesso. Non fare come ti pare. Se non vuoi stare male, prenditi cura di te, cerca di stare bene, te lo chiedo per favore, è una saggia decisione. Prenditi cura di te. Cerca di stare attento, fammi stare contento, così va la vita, scorre qua, tentata da questo male. Che non ci fa stare in pace. Prenditi cura di te, cerca di stare attento, fammi stare contento. Covid-19, chi ti ha cercato? Io non ti ho chiamato, non ti ho chiamato. Come sei venuto, vai via. Voglio vivere una vita tranquilla. Guardati, difenditi, attento stai a questa malattia che se arriva non va via.
ci vuole tempo pure. Stare chiuso per giorni, quasi una prigione. Che desolazione. Piano piano questa cosa finirà. Ecco, questo è il mio pezzetto, canzone così, eh. Io non è che sono cantante de grido, però ho cercato di lanciare questo messaggio a modo mio, anche se ci sarà 10-20 visualizzazioni, io mi accontento. Non è che devo andare alla Hit Parade o vince Sanremo o vince qualche concorso. Io mi contento così. Amici, bisogna nella vita farsi forza, coraggio. Come dice la mia canzone, prenditi la vita, cerca di stare attento a questa cosa. Non sottovalutiamola, perché vedete quante ne succede i telegiornali, vedi il telegiornale, coronavirus, vedi la trasmissione, coronavirus, morti, malati, è un caos, è un caos terribile. Quindi cerchiamo di stare attenti, quindi nel minimo indispensabile, anzi, più indispensabile, cerchiamo di restare a casa. Qui abbiamo la fortuna di avere un servizio, io ancora non l'ho usato, il 747. Mattia ha avuto una bella, non una sua idea, però tramite la Protezione Civile, il Comune, anche lui ha attuato spesa a casa, telefonando al negozio, fai la lista della spesa, prepara i soldi, ti portano la spesa a casa. Quindi eviti di uscire. Bisogna uscire solo per vera necessità, non è che bisogna uscire così. Dice tanto, a me non mi viene. Come non ti viene? Il Covid-19, il coronavirus, può prendere a tutti. Noi siamo tutti predisposti, non è che abbiamo uno scudo, una corazza, quindi siamo tutti predisposti a questo tipo di male. Quindi cerchiamo di stare attenti, datemi retta. Io sto dentro casa, potrei uscire, no? Mi piace camminare, andare in giro, e mi tocca fare i video dentro casa perché c'ho paura. Non è che c'ho paura che mi viene, c'ho paura che mi viene. Amici, l'ho fatta lunga, scusatemi, ma anch'io dovevo lasciare questo messaggio. Speriamo che ne fate tesoro e me date retta, perché è bello vivere, no? È bello vivere. I nomadi cantavano Io voglio vivere, Augusto D'Orio, no, cantava Augusto, io voglio vivere dopo Augusto, però comunque sempre nomadi. Quindi saluto anche i nomadi che mi hanno dato l'idea di questa canzone, però non è adatta per trasformarla con le mie parole. Quindi io prendo di cura di te, me lo ammentava così, non è che ho copiato le canzoni per quanto riguarda La vita è bella, sul tema della musica dell'omonimo film, ci ho aggiunto delle parole, anche queste le canterò. Non è che storpio la canzone o rubo la musica, perché vedete, se canta dai balconi anche con parole diverse, quindi la SIAE chiuderà un occhio sicuramente. Non è che mi dice prendi di cura di te, comunque non la registro perché è una canzoncina così, non è che ci devo fare i soldi, come tanti artisti che dalla SIAE ci prende i contributi, io non ci prendo niente, ci prendo gli ok e i cuoricini da voi, amici, da Genga in forma, è lato buono della vita, poi lo pubblico su Corriere del Latesino, su blogger e su il nostro su altri gruppi, diciamo, ecco, su altri gruppi. Quindi
Ci vediamo presto, un saluto da me e dal mio compagno Fedele. Ci vediamo presto, ciao. Adesso spengo, scusatemi, mi devo alzare, non è una bella inquadratura, ma ciao.